Ben ritornati a Rebus Questioni di Conoscenza. Dunque, secondo alcuni, la vita nell'universo ci sarebbe potuta anche essere già stata, ma forse si è estinta prima ancora che noi la potessimo incrociare, incontrare. Sta di fatto che il 13 marzo 1997, nei cieli dell'Arizona, negli Stati Uniti, si è verificato uno dei casi più spettacolari di avvistamento UFO nella storia, noto come il caso delle luci di Phoenix, a tutt'oggi irrisolto, e anzi, il 23 aprile del 2008 l'avvistamento si è ripetuto. Il caso delle luci di Phoenix ebbe inizio una sera di marzo del 1997. Edizione straordinaria, telegiornale 15 della 10 di sera. Queste luci appartengono a visitatori dello spazio? Centinaia di persone in tutta la valle credono che questa sia una concreta possibilità. Buonasera, sono Mark Bailey. E io sono Robin Sewell, grazie. Cosa sono gli strani punti luminosi dei quali tutti parlano? Secondo i rapporti, molteplici UFO vennero avvistati da un capo all'altro dell'area di Phoenix. Numerosi testimoni erano intenti a scrutare il cielo per cogliere il bagliore della cometa Hale-Bopp. Michael Tanner fa parte di un team di inquirenti che ha ricevuto circa 800 rapporti da testimoni oculari del caso Phoenix. Fra le 20:15 e le 20:45 è stato avvistato un velivolo gigantesco che ha attraversato il centro della valle di Phoenix ad altitudine variabile, preceduto da una formazione di globi di luce ben visibile da quasi tutto lo stato. È passato davanti a noi, appena sopra il nostro campo visivo. Le dimensioni della nave, nel momento in cui si trovava sulla nostra casa, dalla prua fino all'estremità dell'ala sinistra, superavano i 1500 metri di lunghezza. Ha solcato il cielo e mentre si spostava ci ostruiva la visuale delle stelle, ma la forma si distingueva. Quell'oggetto, anche se aprivi un giornale e lo tenevi steso davanti a te, lo vedevi lo stesso. Ma quale bombardiere B2? Su una sola ala di quella nave potrebbero atterrare 40 dei nostri B2. Un amico mi ha detto, non crederei mai a quello che ho visto. E io, certo che ci credo. Per tutta la notte i telegiornali non hanno fatto altro che parlare dell'astronave. L'hanno ipotizzato che fossero razzi di segnalazione e aeroplani in formazione. Abbiamo controllato con l'amministrazione aeronautica federale, con Sky Harbor e con la base aerea di Luke, e non c'è una spiegazione ufficiale per quelle strane luci nel cielo la scorsa notte. Il camionista Bill Greiner percorreva l'I-17 in direzione sud, verso la base aeronautica di Luke. Fu allora che notò diversi caccia che si alzavano per intercettare due oggetti non identificati in volo davanti a loro. Ho parcheggiato il mio autocarro accanto ai silos ovest, esattamente lì, di fronte all'ingresso della base aerea di Luke. E mentre effettuavo lo scarico della merce, improvvisamente tutto piombò nel silenzio più totale. Un silenzio inquietante. Poi un oggetto apparve proprio sopra la base, seguito da un altro che puntava verso Wickenburg. E sono rimasti così sospesi nell'aria. Erano globi enormi e non emettevano alcun suono. Si libravano e basta, sopra la base. Improvvisamente sentii un rombo provenire da Luke e sono spuntati due caccia con i reattori al massimo che emettevano fortissimi bagliori di coda. I caccia mi superarono in un attimo e si lanciarono all'inseguimento di quegli oggetti, che però si sganciarono in un baleno e così erano spariti. I militari dicono che le luci viste sull'Arizona la notte scorsa erano segnali luminosi, ma la gente che ha visto quelle luci dice che non erano affatto segnali luminosi. Al centro di Phoenix, nella zona di Sunny Slope, i componenti della famiglia Lay erano rincasati presto per osservare la cometa Hale-Bopp e assistettero al passaggio di un grande velivolo sulla verticale della loro abitazione. Quando è passato sopra di noi la luce, l'ho vista benissimo. La punta partiva da lì, dalla fine della strada, e tutta la sua estensione laterale arrivava almeno fino a quella montagna laggiù. Era a 180-200 metri di distanza, con quelle enormi luci che brillavano dall'interno. Io ho guardato e dentro era tremolante, come quando a Phoenix fa molto caldo e sulla strada vedi una specie di tremolio e sembra tutto distorto. Ecco come da sotto appariva l'interno al centro dell'astronave.
Ed è scivolato via così. Non ha emesso nemmeno un suono, nemmeno un suono. Un'altra testimonianza oculare arriva da Stacy Rhodes e da sua figlia Emily. Entrambe videro un velivolo gigantesco che passava sopra la loro automobile. Era color canna di fucile, non brillava, non era invisibile. Era di un nero bluastro opaco. L'abbiamo guardato per un paio di minuti e non faceva nessun rumore. Mike Forzan vide la stessa astronave dal cortile dietro casa a Chandler, alla periferia di Phoenix. Se si guarda bene a nord, in direzione di Phoenix, le luci della città di Phoenix e quelle di Tempe, di Scottsdale, da tutte insieme si forma uno sfondo grigio chiaro. E quell'oggetto nero passava davanti allo sfondo grigio chiaro. Era facilissimo vederlo. E abbiamo capito che non era roba nostra, perché era troppo grande. Anzi, era immensamente imponente. Era enorme. Francis Barwood, consigliere comunale di Phoenix, fu avvicinata da un giornalista che si lamentò dell'indifferenza mostrata dai politici locali. Il reporter mi disse che avevano contattato tutte le autorità, incluso il comune di Phoenix, e nessuno accettava di parlare. Mi disse che questo oggetto era passato dal nord di Prescott fino a Tucson e che era stato visto anche a Wickenburg, ma nessuno forniva delle risposte. Alcuni gli hanno detto che non erano disposti a parlarne, altri non avevano nulla da dire, perché non era accaduto nulla. In risposta alle pressioni dei suoi elettori, il governatore Five Simonton indisse una conferenza stampa. Darò disposizioni per un'inchiesta accurata tramite il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e faremo tutte le necessarie indagini per scoprire se era un UFO. Simonton allora annunciò che era stata scoperta la causa delle luci di Phoenix. Ora chiederò all'agente Stein e ai suoi colleghi di scortare qui l'indiziato, così tutti potranno vedere il colpevole. E questo dimostra che avete tutti preso le cose troppo seriamente. Ci hanno riso in faccia. È stato semplicemente disgustoso. In pratica stava liquidando tutto ciò che quella gente aveva visto e dichiarato e ci bollava tutti quanti come matti dalle gare. Un atteggiamento del tutto fuori luogo per un uomo nella sua posizione. Nessuno voleva parlarne, che fossero autorità statali, locali, federali o militari. Non volevano interrogare i testimoni, dicevano non è successo nulla. Oppure non è di nostra competenza. Solo Francis Barwood ne parlò apertamente chiedendo le ragioni delle mancate indagini. Ma alle elezioni successive venne sconfitta e i media si accanirono tutti contro di lei. Perché sono tutti così spaventati? Mi vengono un paio di risposte. La prima è che hanno paura per la loro carriera, ma a un certo punto bisogna chiedersi che cosa è più importante, il tuo lavoro o la tua coscienza. E suppongo che per loro sia il lavoro. La seconda ragione è la paura del ridicolo. Dunque, delle luci di Phoenix sono state date varie spiegazioni, alcune anche molto esilaranti. Qualcuno ha addirittura paventato che si fosse trattato di uno scherzo, un grande burlone aveva lanciato palloni aerostatici. Questi palloni poi erano stati volontà loro in grado di disporsi in allineamenti ben precisi, simmetrici tra loro, eccetera, eccetera. Allora, la migliore obiezione che si possa fare a chi dice che la vita nell'universo c'è già stata, si è estinta, non la incontreremo per questo motivo, forse è costituita, tanto per iniziare, dal caso delle luci di Phoenix. A tutt'oggi, e si è ripetuta nel 2008, quindi poco tempo fa, a tutt'oggi senza alcuna spiegazione. Vuol dire che allora siamo visitati? Probabilmente sì. Anzi, forse vale la pena di notare che neanche un paio di mesi fa un ricercatore francese nel campo aerospaziale ha svolto un intervento estremamente interessante e controcorrente a un congresso organizzato dall'Unione Internazionale di Astronautica sul SETI, e cioè sulla ricerca di civiltà extraterrestri attraverso la radioastronomia. Branca che non studia gli UFO, ma si limita ad auscultare con i radiotelescopi l'universo alla ricerca di eventuali segnali intelligenti. Orbene, questo Labec, questo scienziato francese che ha svolto una relazione a questo congresso, ha avuto per la prima volta il coraggio di fare presente ai suoi colleghi riuniti in quella sede che probabilmente tutto questo discorso teso a ricercare possibili segnali extraterrestri intelligenti nell'universo, forse è
non dico tempo perso, ma una falsa pista, perché probabilmente, diceva lui, in termini anglosassoni, something is here, qualcosa è già qui.